Spesso mi dite che avete palette colorate nel cassetto che non sapete come abbinare per ricreare un look divertente, vale a dire che non sia di un unico colore, per mixare più toni. Bene, palette tipo questa. Io oggi realizzo appunto il make-up con questa che è della Masca, quindi con tutti i prodotti della Masca, ma voi replicate con tutto quello che avete nel cassetto e che forse avete anche dimenticato di avere. Fatemi sapere se anche voi avreste utilizzato questi toni o ne avreste abbinati altri. Vi auguro una buona giornata, ciao amiche mie. Siccome stamattina mi è arrivata la nuova palette della Masca, che ho appena ordinato, che è questa, molto colorata e molto satinata, ho pensato di realizzarvi un make-up per farvi vedere che il trucco colorato e i colori, appunto, che vi possono sembrare tonalità stravaganti, in realtà possono essere portabili ed allegri. L'altra palette che mi avete visto utilizzare tantissime volte di La Masca è questa, invece con colori molto più scarichi, soprattutto opachi, e che dall'apparenza sembrano più gestibili. Vi faccio vedere come invece con colori che in prima battuta possono farvi paura, in realtà si possono creare dei bei look. Alcune cose già le avete viste, tipo il primer. È un primer trucco molto molto buono, che come avete visto c'è la spatolina sopra, si presenta in forma che sembra nera ma è super gelatinosa e aiuta a far tenere molto di più il trucco. Vedete? È una sorta di gelatina. Aspettate che poggio prima che cada tutto. Dall'effetto molto fresco che piano piano tenderà ad asciugarsi e a creare questo microfilm sul quale il trucco durerà molto di più. Vado con il fondotinta. La colorazione non me la ricordo, ve la scrivo sotto, che mi vado a stendere col suo pennellino da fondo. Stendetelo per bene, sfumatelo per bene. Come vedete, appena messo sembrava chiaro, dopo un po' invece tende a ossidarsi con l'aria. Vi ricordo infatti questo: quando applicate un fondotinta, non fate fede al primo colore che vi appare a contatto con la vostra pelle, ma dategli il tempo di trasformarsi in quello che sarà la colorazione definitiva. Sapete che durante la stesura amo spruzzare il fissativo, non soltanto al termine del make-up, ma anche in questa fase. Perché? Per rendere il fondo più elastico e dargli una tenuta maggiore. Sembrava anche una colorazione differente. Adesso, come vedete, non c'è stacco sul collo e la texture è veramente super impalpabile. Vado con il correttore in colorazione M1, vado con il pennellino da correttore, vado leggermente anche qui sopra a creare una sorta di base sulla quale gli ombretti avranno più grip, e già l'incarnato è bello luminoso. Vado a fare le ombreggiature e utilizzo uno stick da contouring. Lo so, a vederlo così vi fa tanta paura, sembra nero. In realtà, come vedete, poi la colorazione rimane molto naturale. Lo metto nei punti strategici e ovviamente anche qui. Come vedete, è proprio una texture super trasparente, sembra quasi gelatinosa, quindi non è difficile da stendere e non è troppo pastosa, rimane in trasparenza, la pigmentazione non è così alta, quindi non fa paura. Riprendo il pennello sia da fondo con il quale vado a far stendere le aree più grandi. E vedete la colorazione si fonde, ma lo ripeto sempre, voi questa cosa la potreste fare anche con un fondotinta più scuro, con una polvere se voleste farlo dopo la cipria, ma siccome appunto io ho preso tutte quante queste cose nuove, mi piace sperimentarle insieme a voi. La sfumabilità è altissima e l'effetto è molto bello. Qui ovviamente andrò col pennellino più piccolo. E vi ricordo che se passate prima la colorazione, prima il fondo e il correttore con i pennelli e poi ci volete sfumare le ombreggiature, va bene, ma non potete poi tornare indietro, con questo non posso andare nelle zone di chiarore perché ormai è sporco, dovete pulirlo e poi utilizzarlo. Ora posso andare ad incipriare il tutto e passo a colorare e contrastare con le polveri, quindi utilizzo l'illuminante e la terra. Illuminante che avete visto già, che vedete, si nota che l'ho già utilizzato molto. Pennellino a ventaglio e vado soltanto qua. Mentre con la terra, che è a doppia, se vedete una un po' più dorata e una un po' più rossiccia, potete mescolarle o utilizzarle divise. A me piace mescolarle. Vado a riprendere l'effetto contouring e a darmi quel minimo di vitalità in più, ovviamente anche di tridimensionalità.
a me come base devo dirvi che questo mi sta piacendo molto come effetto, perché come vedete rimane abbastanza impalpabile. Disegno le sopracciglia e passiamo all'occhio. E prendiamo lei, bella, colorata, luminosa e divertente. Allora, come abbinare più colori insieme ad avere un look portabile e bello, elegante, senza eccedere? Vorrei farlo un po' multicolor, quindi diciamo che io comincerei con questo, stando in tema jeans, e me lo vado a stendere nel centro dell'occhio. La colorazione, come vedete, attacca subito ed è bella, bella intensa. Prendo quest'altro colore più verde oliva e vado di qua. Qui un verde oliva, ma una volta che lo passate predomina l'effetto oro. Ovviamente la fase transitoria tra i due dobbiamo andarla a sfumare. Nella parte esterna vado con questo viola. Non mi fermo così. Prendo questo burgundi e vado qui sopra. E inizio a sfumare verso fuori. Sono talmente morbidi che io potrei fare anche così col polpastrello. Guardate il colore quanto rimane. Lo picchietto e poi, cambiando polpastrello, inizio a sfumare verso fuori. Pulisco il pennello e andiamo avanti. Con questo avorio ovviamente vado a creare il punto luce. Con questo un po' più chiaro vado a dare invece luminosità alla radice del naso. Pennello tagliato e passo al sotto, mi prendo il viola e riproduco la stessa sequenza nella parte inferiore. Passo al turchese e il verde dorato, l'oliva dorato davanti. Se volete dare ancora quel pizzico di intensità, prendo questo grigio e vado qui fuori per dare l'ombreggiatura, e tra i due prendo questo rosato con il quale andrò a fare la sfumatura più ampia, quindi tra il chiaro e il burgundi che ho usato prima. Prendo una matita marrone e vado dentro l'occhio, mentre nella parte superiore utilizzo l'eyeliner, che in questo caso ho già usato più volte. Mi piace molto perché, come vedete, il pennellino è lungo ma è molto rigido. Vedete che non muovo, non tiro l'occhio mentre passo l'eyeliner? Poi lo socchiudo, non lo tiro neanche troppo su. Faccio questa diagonale verso fuori e vado a creare la riga che poi posso allungare maggiormente. Di qua è meglio che la faccio con lo specchio. Metto il mascara. Questa è la versione da viaggio, c'è anche in versione grande, ma per testarlo l'ho voluta prendere piccola. Sulle labbra ho tre soluzioni, una, due, tre, direi che questa è la migliore. Fatemi sapere che ne pensate, se vi piace il look, se avreste fatto una cosa così colorata, se ne avreste abbinati altri. Comunque con questa si possono fare, con questa o con qualche palette similare che avete a casa con tanti colori, potete giocare e sbizzarrirvi veramente come vi piace. Giocate con il make-up e divertitevi. Buona giornata, amiche mie, ciao!